Il 23 giugno 2019 stavo a Los Angeles e ho registrato questo video. Cosa si trova nei supermercati americani? Bene, oggi mi trovo a Londra e la mia domanda è: cosa si trova nei supermercati londinesi? Andiamo a scoprirlo insieme. Sono arrivato fuori dal supermercato e adesso entriamo. Perfetto, sono appena entrato e già posso vedere la differenza tra il supermercato londinese e quello americano. Questo qui sembra molto ma molto più piccolo, ma adesso vediamo cos'hanno. Ok, già iniziamo male, raga, già iniziamo male. Questa qui può essere considerata pizza secondo te? Che è? Cioè, ora mi spiegate cosa c'è qui? Ci ha sbrattato qualcuno, penso. Cioè, raga, ok, abbiamo iniziato subito male. Ah, vediamo la pizza margherita. Comunque continuiamo e andiamo avanti. Qui vedo che ci sono veramente tantissime pizze di tantissimi gusti diversi che però tranquilli non voglio assaggiare. Comunque la maggior parte di queste pizze secondo me andranno buttate. Visto che oggi sto registrando questo video è il 6 ottobre e scadono il 9 ottobre. E secondo me nel giro di 3 giorni non finiranno tutte queste pizze. Cioè, aspetta, è un eroe chi se le finisce, eh? Ok, si ragiona. Vai, vediamo, attenta che ti incarichi il carrello. Ah, ecco qua. Allora, questa qui è la carne che mangia Ross. Questi sono vegetariani e questo è meglio del prosciutto vero. Visto che Ross è vegetariana, io spesso mangio cibo vegetariano. E se devo dire la verità, è molto buono, fa anche bene sia al pianeta che all'organismo. Il problema è che in Italia siamo ancora poco evoluti in confronto all'America oppure all'Inghilterra. E quindi queste cose non si trovano molto in Italia. Però è di prosciutto, ve lo giuro. No, 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 è vero, molte cose, anzi, vi dico che i würstel che mi ha fatto assaggiare, quelli vegetariani sono più buoni dei würstel normali. Però purtroppo in Italia ce ne sono veramente molto pochi. Però comunque vediamo qui sono tantissime cose vegetariane che non sono in Italia, però in America ce ne sono comunque molte di più. E come possiamo ben vedere, neanche costano tantissimo. Per dire, questi qui che ho in mano in Italia vanno a costare circa 5 euro, mentre qui stanno sui 3 euro. E anzi, tanto che sto vedendo i prezzi, voglio anche vedere il prezzo della pizza. Vabbè, scialla, 1,50 euro va a costare alla fine. E beh, si vede, per 2 euro che vai mangià. Qui la pizza costa meno di Napoli, 2 euro a pizza lì costava, eh. Mangiatela. Comunque continuiamo a girare il supermercato e vediamo cosa troviamo. Qui comunque in confronto all'altro reparto possiamo vedere che c'è la carne vera, che comunque il prezzo è più o meno uguale. Quindi tra i supermercati italiani e i supermercati inglesi c'è questa differenza, che c'è la carne vegetariana e carne animale che costa più o meno uguale, mentre in Italia no, la carne animale costa molto di meno rispetto alla carne vegetariana. Poi vabbè, dipende anche da che carne prendi. Vai, ti vedo felice, che hai visto? Oh, il mio gelato preferito, questo lo prenderò. Che comunque il Ben & Jerry è un gelato americano. Però comunque questa qui che ho in mano in Italia va a costare tipo sui 10 euro. Mentre qui la troviamo che costa poco più di 5 euro. Perché vi ricordo che un pound è circa 1,12 euro. Comunque io due cookie dog me li prendo e me li porto in hotel. Anzi, ne prendo solo uno perché ho paura che si sciolga in giro. Ok, vediamo che qui ci sono veramente tantissime patatine. E vai, che devi dire? Ti vedo già all'opera queste. Sono le patatine più buone del mondo. A te non piacciono tantissimo le Doritos? Le Doritos non sono patatine, sono di mais. Queste sono Ah. patatine e sono, le Kettle sono le più buone del mondo. A me piacciono tantissimo queste all'aceto balsamico. Vabbè, prendile e le assaggeremo a fine video. Ok. Perché mi sono scordato di dirvi che prenderò qualcosa qui al supermercato, me lo porterò in hotel e finirò il video assaggiando le cose. Poi qui c'è tantissimo porridge che sarebbe la colazione classica londinese, mentre in Italia è difficilissimo trovarlo. Ci sono veramente poche Doritos, però uno in Italia non ce l'abbiamo. Qui a Londra ce ne sono poche, mentre in America sono veramente tantissime. Qui invece possiamo trovare tantissimi snack che però la maggior parte sono americani. Però fa niente, prenderemo qualcosa e comunque l'assaggeremo. Tipo voglio prendere questo e voglio assaggiarlo che non l'ho mai assaggiato. E prendo un'altra cosa a caso, boh, questi che sono strani e non ho mai visto. Poi qui troviamo scaffali pieni di tè perché qui a Londra il tè è famosissimo. Qui ci sono tantissime lattine e la cosa che mi ha fatto strano è questa, cioè la vodka in lattina non l'avevo mai vista prima. Continuano gli scaffali pieni di snack, soprattutto gli M&M's. Questi secondo me sono buonissimi. E li prenderemo per assaggiarli. Ci sono anche tantissimi snack salati, tra cui molti non ho mai visto, tipo questo, che lo prenderò e lo assaggerò. Cetriolo e cipolla. Va bene, lo mangi tu. Qui ci sono tantissime Coca-Cola, tra cui la Coca-Cola alla pesca, che è la prima volta che la trovo in vita mia. E quindi la prenderemo e l'assaggeremo. Club card points.
Comunque alla fine nei supermercati londinesi non c'è nulla di che. Diciamo che quelli americani mi hanno intrattenuto di più. Comunque adesso ci rivedremo direttamente in hotel, che assaggeremo le cose che comprerò ora. Ok, ecco qui, siamo tornati all'hotel. Ovviamente sto in bagno perché c'è una luce migliore. E poi io, vabbè, questa vasca è troppo stupenda, ci deve forza stare. Ed ecco qui, prendiamo le cose che abbiamo comprato al supermercato e assaggiamole. Allora, ecco qui, assaggiamo. Sono tantissime cose. Va bene, quando si tratta di mangiare. Ok, ho comprato veramente tantissime cose. Allora, partiamo con la cosa vegetariana, vegana, che sarebbe tipo il prosciutto cotto vegano. Allora, assaggiamo. Una fetta a te? No, una fetta stucca. Mezza fetta a te. Perché devi prendere col pane, così altrimenti. Vai, allora, assaggiamo. Prosciutto. Da quant'è non mangi carne? 2 anni e mezzo. Ok, penso che tu sei scordato il sapore del prosciutto. Comunque, che mi ricordo, più o meno sì, dai. Che io mi ricordo il prosciutto ha questo sapore, però lo promuoviamo o lo bocciamo? Io lo promuovo troppo, cioè è buono. Promosso, dai, va bene. Anzi, dopo che compro il pane, mi mangio proprio un bel panino col prosciutto finto. Facciamo tutto salato prima? Ok, adesso prendiamo queste kettle che sono delle patatine. La specialità di queste patatine è che sono cotte a mano. Quindi non c'è, dovrebbe essere questa la specialità. È solo l'aceto, se non ti piace l'aceto non ti piace. A me viene tanto l'aceto. Vabbè, ma questo è già mangiato. Ah, c'è un retrogusto proprio di aceto. Ok, però io sai quanto mi piace l'aceto. Io l'insalata faccio aceto e insalata. Io insalata faccio senza aceto. Le mosse sono comunque buone. Però voglio assaggiare quest'altre patatine, che sono con cetriolo e cipolla. Assaggiamo, sei preoccupata? Prima te, prima le donne. Comunque non penso sia cetriolo e cipolla. Forse è cipolla in qualche modo strano. Un amore. Vai. Bueno, io 3, 2, 1. Dietro gusto. Non malissimo. Pensavo peggio, dai. Mi aspettavo peggio, però non ne mangerei. No, vabbè, non malissimo. Comunque adesso l'hai rimesso dentro. Visto che abbiamo mangiato un bel po', dobbiamo prendere la Coca-Cola alla pesca. Ed è anche zero zuccheri. Allora, apriamola. È la prima volta che la vedo in tutto il mondo. Io anche. In America neanche l'ho mai vista, poi non so se c'è. Non sarete? Ah, a me piace il terreno. Si sente, sento proprio che c'è il retrogusto di pesca. Vediamo. Oh, speriamo sia come il Fusti, che mi piace altissimo la pesca. Non ecco. Sento molto che c'è la pesca. Buona, perché ti arriva dopo il retrogusto. È buona. Sì. Sai, è buona. Era un po' spaventata perché Coca-Cola e pesca. Però in realtà è buona. È la Coca-Cola con il retrogusto di pesca. Ma ci proprio sta. È un retrogusto leggero e che non è. Cioè, ci sta bene. Mi piace. Promuovo anche la Coca-Cola. Complimenti. Arriviamo alle cose un po' più zozze. Party Rings. Allora, assaggiamo. Paura, a me non piacciono le cose troppo dolci. Sono rotte i denti. Non lo so, fa poco. Io li voglio. E mi hai mangiato le meringhe? Sembrano le meringhe. Magari. Passiamo all'M&M's, al nuovo gusto caramello salato. C'è gente che è proprio caramello. Buone. Adesso invece passiamo a questo Oreo che non ho mai visto in Italia, poi magari ci sono, ma non lo so. Assaggiamo questi. Sembrano tutto tranne che Oreo, però aspettate, raga. Sono veramente strani questi Oreo. Assaggiamo. Mini Oreo col cioccolato fondente. Sì, sì. Avete presente? Ah, cioccolato fondente però mi sa. Avete presente proprio il sapore degli Oreo? Uguale identico, solo che si sente molto ma molto di più la cioccolata. Boh, secondo me quelli normali sono anche più buoni. Adesso voglio assaggiare questo latte Free JJ. È cioccolata fredda. Cialla, è cioccolata calda ma fredda. E adesso assaggiamo la specialità. Oh, si è sciolto. Adesso assaggiamo il Ben & Jerry col cookie duff. Solo che purtroppo è sciolto e vabbè, fa niente. Beviamolo. Ah, dai, cazzi baffi. Leccateli in faccia.
Raga, è troppo buono. Adesso lo metterò in frigo, perché non so se qui abbiamo il freezer. Non penso. Però comunque me lo dovrò comprare un altro e mangiarlo subito. Comunque ragazzoli, questo è quello che si trova nei supermercati londinesi. Abbiamo pure assaggiato qualche snack, qualche cibo. Soddisfatta o rimborsata? Soddisfatta. Sì, perché alla fine abbiamo pagato tipo 20 euro tutto questo, quindi neanche tantissimo. Tranne i Park Rings che non mi sono piaciuti. Gli Oreo Chunky Bites. Così. Per le patatine alla scuola, no. Vabbè ragazzuoli, noi ci vediamo in un prossimo video. E il prossimo mese andremo a trovare un altro supermercato da un'altra parte del mondo. Fatemi sapere se voi avete mai assaggiato delle cose del genere qui a Londra. Se siete mai stati a Londra. Comunque adesso continuo a mangiare.